Siamo a pochi minuti dall'inizio della partita. Antonio Di Domenico, giornalista svizzero, lo vediamo spesso qui alla Ressaga. Chiediamo come vedi questa serie finale contro lo Zurigo. Difficile in questo momento dire come può andare, bisogna vedere le prime due o tre partite per capire veramente cosa può succedere. La serie si preannuncia veramente equilibrata. Lugano arriva da 4 vittorie di fila, sembrava mai spacciato col BN, invece è riuscito a recuperarla. Zurigo ha dimostrato di poter vincere in trasferta, ha vinto 2 volte a Zugo, 2 volte a Berna, quindi comunque prevedo una serie veramente tirata ed equilibrata. Cosa rappresentano queste 50 partite di regular season che hanno visto Berna primo, Zugo secondo, poi in realtà si è visto, e BN terzo, poi si è visto che Zurigo settimo, sembra quasi che le partite non contano niente, il regular season conta solo entrare nei playoff. Chiaro, potrebbe sembrare così, in effetti se noi guardiamo quelle partite, quelle 50 partite servono tantissimo per prepararsi ai playoff. Se noi guardiamo da gennaio, febbraio, cambiano spesso le linee o vengono poi definite le linee che poi troviamo sempre nei playoff, quindi si cerca di trovare sempre quel legame giusto tra le linee, un po' il feeling giusto tra i giocatori, e anche gli allenatori stessi hanno bisogno di quelle 50 partite per trovare la definizione giusta della squadra per poi puntare al titolo. Sembra che quest'anno con la storia delle Olimpiadi sia stato un po' falsato il campionato, il Berna ha mandato tanti giocatori in nazionale, sono tornati, probabilmente non era più lo stesso Berna, e questo quando ci sono le Olimpiadi può venire fuori una sorpresa. Se guardiamo è spesso così, quando sono le Olimpiadi i playoff riservano sempre sorprese. È vero che il Berna ha dato tantissimi giocatori, può averlo pagato, è vero che loro giocavano tanto e quelli che sono rimasti qua, non solo il Berna ma anche le altre squadre, hanno lavorato molto, hanno giocato tanto e forse sono potuti preparare meglio i playoff. È un fattore che si può tenere in considerazione, questo comunque può cambiare un po' i valori in pista. Questa sera un duello Lapierre-Peterson, ma vedere Klaasen fuori fino all'anno scorso sembrava una bestemmia. Sembrava, è vero, però cambiare adesso il roster del Lugano veramente risulta difficile. Hanno trovato un'autonomia di livelli di feeling tra le varie linee che è difficile cambiare. È vero che lasciare fuori uno come Klaasen può sembrare fantahockey, però adesso mi metto nei panni di Ireland, può risultare difficile cambiare. Peterson sarà una sfida... Una sfida particolare. È diventato quel cecchino che è qui a Lugano, quindi sarà veramente importante per Lugano riuscire a contenerlo, specialmente nei power play. L'ultima cosa, forse le tre assenze sembra un paradosso, l'assenza di Chiesa, Burger e Brunner. A un certo punto sembravano quasi che Lugano fosse indebolito, ma probabilmente ha aiutato a far sì che tutti i giocatori dassero qualcosa in più. Per esempio vediamo un Saniz che probabilmente non abbiamo mai visto giocare nel playoff così, un Rey, cioè giocatori veramente che si sacrificano uno con l'altro. No, chiaro, inizio stagione, inizio playoff, tutti quanti dicevamo che con quelle tre assenze Lugano perdeva tanto, e Lugano ha perso tanto di qualità, è vero, però è una squadra che ha tanta qualità e in più sono stati leader, sono stati bravi a prendersi le responsabilità in più visto la mancanza di certi giocatori, e giovani, veterani oppure gente di terza linea, quarta, sono saliti di livello e sono presi anche loro quelle responsabilità perché sapevano che mancava certi giocatori, comunque sono stati determinanti. Guardiamo Chiesa, capitano, Bürgel, quanti gol ha fatto, Brunner si è fatto male nel momento in cui era il Brunner migliore della stagione, e quindi questo è un lavoro anche importante di Ireland. Ireland è stato bravo a compattare la squadra e ognuno è stato bravo a prendersi le proprie responsabilità, e questo è un dato di fatto. L'ultima cosa, forse la partita, a parte il duello fra gli stranieri e tutto, può essere decisa da un Elvis che finora ha dimostrato di essere il miglior portiere dei playoff. Chiaro, la lotta tra i due portieri sarà importante. Adesso, se guardiamo le statistiche, Fluer ha la miglior statistica rispetto a Elvis, ma Merzlikson è stato determinante in tantissime partite del Lugano. Si dice sempre che nei playoff i portieri sono determinanti, questa volta ancora di più, perché comunque l'abbiamo visto 2 anni fa, nella finale col Berna, Stefano ha accaparrato tutto e il Berna ha vinto il campionato anche con merito.
chi vincerà il duello tra loro due potrà portare tanto in più alla squadra. Ti ringraziamo, spero che comincerai a vedere anche tu le nostre interviste su Vicino. Certo. Intanto vorremmo sapere anche tu di cosa ti occupi principalmente, per magari dirlo anche ai nostri ascoltatori. Io mi occupo di sport, giornalista sportivo, lavoro per il Mattino Online come giornalista sportivo e mi occupo essenzialmente di hockey, come ho fatto in passato anche per un'altra testata giornalistica. E se, anche lui non c'è problema. Ticino Online, seguo Lugano ormai da 6 anni come giornalista e quindi speriamo che questa volta sia la volta buona per il Lugano, dai. Visto che ieri sera si è andato a casa un po' arrabbiato con il Real Madrid, spero che stasera vada a casa più felice. Speriamo. E in bocca al lupo per la squadra bianconera che ci porti dopo 12 anni quel titolo e magari lasciare quel nome Ressega per prendere il nome nuovo con un titolo. Sarebbe una cosa veramente bella. E poi comunque penso che Lugano, quello che ha fatto gli ultimi 3 anni, tra 2 finali, una semifinale, dopo anni e anni di complicati, sarebbe veramente un premio non solo alla squadra ma anche alla società. Grazie mille.